Scalata al successo per Sergio De Luca, che raggiunge i vertici della Finmeccanica, il primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi player mondiali in difesa, aerospazio e sicurezza. Dopo le indiscrezioni, ieri è arrivato l'annuncio ufficiale. Il CDA ha nominato l'ingegnere di origini zungolesi come direttore generale operation. Quella di De Luca è una storia professionale dove l'impegno e le competenze sono state ripagate dalle soddisfazioni. Dall'Irpinia, dopo gli studi liceali al Parzanese, De Luca raggiunse Torino laureandosi al Politecnico ed oggi, a 63 anni, ha ottenuto l'incarico prestigioso che lo porterà dal prossimo 1° gennaio a gestire un colosso da 17 miliardi di euro di ricavi e che conta 67.000 dipendenti. Per guidare la società di Stato, il professionista Irpino ha lasciato la poltrona di amministratore delegato della controllata Ansaldo, società quotata in borsa e attiva nei sistemi di trasporto ferroviario. Nella holding era entrato giovanissimo, a 25 anni, per poi scalare la gerarchia e conquistare un ruolo di primo piano. Fu così che nel 2011 all'ingegnere Sergio De Luca fu assegnato l'ambito premio dell'Irpino dell'anno della nostra emittente televisiva, un riconoscimento per aver esaltato l'ingegno, l'operosità e la laboriosità della nostra gente, portandola ai vertici di grandi aziende che hanno apprezzato le sue competenze manageriali e di guida imprenditoriale. Mostra pieno orgoglio il primo cittadino di Zungoli legato a doppio filo con De Luca, sia per una parentela fra le mogli, sia per una gioventù trascorsa fra i banchi del liceo classico del Tricolle e poi nel centro storico del piccolo borgo Irpino. Il neo direttore della Finmeccanica continua ad avere un rapporto speciale con il suo paese, raggiungendolo in più occasioni durante l'anno. Per noi è un onore e un orgoglio del nostro comune per un incarico così prestigioso a un figlio della nostra terra, del nostro piccolo paese. Questa è la dimostrazione che anche nei piccoli paesi, con impegno, caparbietà e intelligenza, si possono raggiungere grandi traguardi. Questo è un esempio, può essere un esempio per i giovani che si avvicinano all'attività professionale nel mondo del lavoro. Quindi per Zungoli è un orgoglio, dicevo, e di questo ne siamo consapevoli. E soprattutto perché lo consideriamo l'ingegnere De Luca uno di noi, in quanto vive con noi, sta con noi, spesso ci viene a trovare, spesso parla, conversa con noi. È una persona semplice, senza darsi nessuna aria, anzi, è molto cordiale. Io ho la fortuna di conoscerlo da tanto tempo, dal tempo del liceo. Quindi ho avuto sempre continui e costanti rapporti sia con lui che con la sua famiglia. Per la comunità di Zungaro questo è un motivo, ripeto, di orgoglio. Io, in nome di tutta la comunità e dell'amministrazione comunale, voglio fare gli auguri più sinceri di buon lavoro e che ci possa venire a trovare e magari avrò occasione di poterlo fare direttamente. Per noi l'impegno che ha sempre dimostrato, sia nello studio che nel lavoro, Sergio De Luca, è motivo di onore e di apprezzamento da parte di tutta la nostra comunità.